Antonella Maimone, presidente sezione FIDAPA Santa Teresa di Riva, un'iniziativa a favore dei disabili. Sì, ce l'avamo già prefissati quando abbiamo fondato l'associazione, volevamo fare qualcosa per aiutare qualcuno. La FIDAPA non è un club service, noi facciamo anche pari opportunità, ci interessiamo comunque di portare avanti le iniziative delle donne professioniste, artiste, però anche dare un aiuto a chi ha bisogno rientra comunque nelle nostre prerogative, perché comunque facciamo solidarietà. È un episodio sporadico o è un inizio di un percorso da condividere insieme? No, veramente vorrebbe essere l'inizio di un percorso da condividere insieme ad Antonella Liberti, la presidente dell'associazione Dispari, e poi chiaramente vogliamo continuare a portare avanti delle iniziative insieme ai Leo e ai Lions di Santa Teresa di Riva, che stasera comunque collaborano con noi. La FIDAPA riparte con una nuova verve, quali sono i vostri propositi per il prossimo biennio? Allora, a parte appunto continuare con il programma di solidarietà con l'associazione Dispari, vorrei fare intanto del lavoro insieme alle scuole, alle primarie e alle scuole medie, diciamo, cercando di portare avanti un discorso che interessi sia gli insegnanti, e quindi fare soprattutto per quanto riguarda i bambini con sindrome da iperattività, e poi vogliamo anche fare un discorso invece su tutte le altre problematiche legate comunque ai bambini e ai loro rapporti a volte con gli altri bambini e con i genitori. Grazie, in bocca al lupo. Prego, grazie a voi.